mortale lungo la Romea oggi pomeriggio, poco dopo le 17, una vettura ribaltata, due vittime e un ferito. La tragedia a Doggaletto di Mira. Pandemia, perse in Veneto 2.800 partite IVA, quelle di piccoli commercianti e botteghe artigiane, lo denuncia la CGA di Mestre, mentre i sindacati sottolineano il diminuito potere d'acquisto dei pensionati. Stamane la visita lampo del Presidente della Repubblica Mattarella a Venezia per il giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Morosini in Piazza San Marco. Maxi sequestro di armi commercializzate clandestinamente compiuto dalla polizia trevigiana che da mesi indagava sull'attività di un'azienda di Montebelluna. Ustionato in casa da un ritorno di fiamma, il ferito un 13enne che stava maneggiando una bombola di gas è accaduto a Curtarolo. Nella settimana che ha visto anche il segretario Letta lanciare la Lega alla sfida sull'autonomia, il PD Veneto ribadisce con le 7 materie si può ottenere, la Lega smetta di fare propaganda. In un post su Facebook la denuncia di presunti abusi del personale dell'ospedale di Feltre su alcuni pazienti Novax, indagine interna dell'ULS, inchiesta della Procura che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Adunata nazionale degli alpini, domani il momento più atteso, quello dello sfilamento delle penne nere, ve lo racconteremo con una lunga diretta non stop su Antenna 3 per tutta la giornata. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione ed è quella relativa all'ennesima tragedia della strada che si è verificata nel tardo pomeriggio in provincia di Venezia. A Doggaletto di Mira lungo la statale Romea. Il bilancio è davvero pesantissimo, 2 le vittime mentre una terza persona è rimasta ferita. Al momento non ci sono altre informazioni, naturalmente contiamo di aggiornarvi su questa tragedia nel corso dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali in onda a partire dalle 19. Ed ora parliamo di economia perché a causa della pandemia in Veneto sono andate perse 2.800 partite IVA, quelle di piccoli commercianti e botteghe artigiane, la denuncia è della CGA di Mestre, mentre i sindacati sottolineano il diminuito potere d'acquisto dei pensionati. È una lenta agonia, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, quella che sta vivendo dopo 2 anni di pandemia il mondo del lavoro autonomo. In Veneto tra la fine del 2019 e la fine del 2021 artigiani e commercianti hanno pagato un prezzo altissimo alla crisi, perse 2.800 attività di cui 1.173 piccoli negozi e 1.629 botteghe artigiane e per chi è rimasto è arrivata la stangata dei rincari. Anche in Veneto il 70% degli artigiani e dei piccoli commercianti lavora da solo. Pertanto, rincaro di luce e gas, questi autonomi li stanno pagando praticamente 2 volte. La prima sull'abitazione, la seconda su botteghe o negozi. È Rovigo, la provincia che ha patito di più con la perdita di 491 attività, ma il segno negativo interessa fortemente anche Belluno, dove le partite IVA chiuse tra artigiani e negozianti al dettaglio sono state 160. Le misure di mitigazione prese dal governo sono sicuramente importanti, ma ancora insufficienti per evitare la chiusura definitiva di tante partite IVA. Il governo intervenga subito, bisogna assolutamente mettere a livello nazionale un tetto al prezzo del gas, così come hanno già fatto temporaneamente Spagna e Francia. Molti di coloro che hanno chiuso definitivamente l'attività e non sono riusciti a trovare una nuova occupazione probabilmente continuano a lavorare in nero, sottolinea Zabeo. Se ancora dati ufficiali non ce ne sono, la sensazione è che il Covid abbia contribuito a incrementare sensibilmente il numero degli irregolari che l'Istat calcola in Veneto in oltre 200.000. Non stanno meglio, secondo i sindacati, neppure i pensionati, messi in ginocchio dall'inflazione arrivata in Veneto al 6%. Un anziano su 2, secondo lo SPI-CGIL, è in difficoltà col pagamento delle bollette. Se la pandemia oggi fa meno paura, sono la guerra in corso e le prospettive per il futuro di figli e nipoti a preoccupare. Lo rivela il questionario a cui hanno risposto oltre 1 migliaio di pensionati. Per il 55% i rincari di luce e gas stanno influendo in modo decisivo sul bilancio di fine mese, tanto da dover mettere in atto tutte le strategie possibili per risparmiare sia sul fronte energetico che su quello alimentare. Va da sé quindi che per l'oltre 70% degli intervistati i provvedimenti messi in campo dal governo risultino insufficienti.
Visita lampo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia per il giuramento dei cadetti della Scuola Militare Navale Morosini. La cerimonia si è tenuta questa mattina in Piazza San Marco. Giuramento, attenti! Accolto da 21 salve di cannone sparate dal cacciatorpediniere Luigi Duran della Penne, ancorato in bacino San Marco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in piazza San Marco accompagnato dal ministro della difesa Lorenzo Guerini per i festeggiamenti dei 60 anni della scuola navale militare Francesco Morosini, una ricorrenza che era stata posticipata l'anno scorso a causa delle restrizioni del Covid e che è stata scandita dalla banda musicale della Marina Militare. Schierati accanto a 350 ex allievi, altri 168 allievi dei tre corsi della scuola navale hanno prestato solenne giuramento in un contesto internazionale, ha sottolineato il ministro Guerini, deteriorato dalla brutale aggressione dell'Ucraina, che richiede un maggiore impegno della Marina Militare in un rafforzamento della sicurezza fondata sui pilastri dell'Unione Europea e della NATO. Nel pieno rispetto degli ideali liberali e democratici sanciti dalla nostra Costituzione, a cui si aggiunge non meno importante, l'attività di rappresentanza che le navi della nostra Marina svolgono in tutto il mondo. Ragazzi e ragazze, affidatevi ai vostri comandanti docenti, fate tesoro dei valori del giuramento e di ciò che state apprendendo in questa meravigliosa stagione della vostra esistenza. Quella di Mattarella è stata una visita lampo. La permanenza in città è durata poco meno di 3 ore, ma non per questo è stata meno densa di significato. Il presidente ha anche salutato i parenti dei cadetti e i giovani alunni di alcune classi elementari e medie veneziane. Un arrivederci alla prossima visita. È stato un onore per tutti noi accogliere il nostro presidente, votato da poco, che ho avuto l'onore di votare. Mattarella è un punto di riferimento, è il punto di riferimento dell'unità nazionale. E il fatto che sia stato qui con noi oggi a Venezia è stato un momento di festa per tutti noi. La cronaca, ancora cronaca dal Trevigiano, Montebelluna, c'era un'azienda a Montebelluna sulla quale da mesi indagava la polizia, che ha messo a segno un maxi sequestro di armi commercializzate clandestinamente. Commercio illecito di armi. Un'azienda trevigiana con sede nel Montebellunese è stata chiusa dalla polizia e il suo titolare, un imprenditore milanese sessantenne, oltre ad essergli stata sospesa la licenza, è stato anche denunciato a piede libero. Gestione e messa in commercio di armi clandestine, omessa custodia di armi, irregolarità nella tenuta dei registri, trasporto abusivo di armi e parti di esse senza l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Sono alcuni dei reati contestati nell'ambito dell'indagine iniziata 6 mesi fa è conclusa con una serie di perquisizioni tra la Marca e le province lombarde di Milano e Monza. Sono state effettuate delle verifiche su una fabbrica di armi dove sono state accertate numerose irregolarità che hanno portato al sequestro di oltre 200 armi corte e lunghe e hanno portato anche alla chiusura dell'azienda per motivi cautelativi. L'azienda in questione aveva ottenuto le autorizzazioni alla fabbricazione, assemblaggio, riparazione, vendita e commercio di armi comuni da sparo e parti di esse, ma gli accertamenti della sezione amministrativa della Questura hanno fatto emergere una serie di omissioni che rendevano di fatto l'attività parzialmente clandestina, da qui il maxi sequestro. Le armi sono di vario calibro, ad esempio le armi lunghe, sono delle armi lunghe calibro 9x21, ma anche calibro 40, 38 special. Erano destinate all'esportazione verso l'estero, quindi anche paesi dell'est Europa come Polonia, Ungheria e paesi arabi. Non è munizionamento da guerra, però sono armi che hanno una loro letalità. Difficile dire, trattandosi di commercio all'ingrosso, a che soggetti fossero destinate. Illeciti sono stati riscontrati anche rispetto allo stabile in cui le armi venivano prodotte. Gli investigatori della Questura stanno infine verificando la regolarità dei documenti presentati dall'imprenditore al fine di conseguire le autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui beneficiava. Ustionato in casa da un ritorno di fiamma, il ferito è un ragazzino di 13 anni, è accaduto nel Padovano a Curtaroro.
Un ritorno di fiamma da una bombola del gas, forse difettosa, è stato questo a colpire un ragazzo di 13 anni nella sua casa di Curtarolo. La famiglia ha immediatamente chiamato il 118. Sul posto si è precipitato un'ambulanza del SUEM. In un'area vicina a casa è atterrato anche l'elicottero che ha portato il 13enne in ospedale a Padova. Raggiunto al torace, il giovanissimo ustioni sul 20% del corpo, ma non correrebbe pericolo di vita. A Padova è stato seguito dai medici del pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera. Una vicenda a tinte fosche, tutta da accertare, quella denunciata in un post su Facebook relativa a presunti abusi da parte del personale del reparto di pneumologia dell'ospedale di Feltre nei confronti di alcuni pazienti Novax legati e derisi dagli infermieri. L'ULS Dolomiti ha avviato un'indagine interna, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Eccolo lo screenshot di un post su Facebook raffigurante un commento durissimo di denuncia di presunti abusi commessi dal personale del reparto di pneumologia dell'ospedale di Feltre nei confronti di alcuni pazienti Novax o senza la dose di richiamo lì ricoverati. È quanto si è visto recapitare ieri mattina la direzione dell'ULS di Belluno, che ha immediatamente avviato un'indagine interna, al momento senza riscontro alcuno. I fatti raccontati risalirebbero a 3 mesi fa circa, secondo quanto riportato dall'autore del post pubblicato ieri su Facebook, divenuto virale in men che non si dica, ma cancellato a fine giornata. I pazienti ammalati di Covid non vaccinati o senza dose booster sarebbero stati legati ai letti, derisi, scherniti dalle infermiere che, sempre secondo quanto scritto nel post, si sarebbero rifiutati di dar loro acqua, asserendo che se si fossero vaccinati non si sarebbero ammalati. In particolare una donna, sempre secondo quanto riferito su Facebook, avrebbe filmato le compagne sottoposte al medesimo trattamento con il cellulare che avrebbe utilizzato riuscendo a liberarsi una mano. L'episodio sarebbe stato denunciato ai carabinieri che, giunti in reparto, avrebbero dovuto fare pressione sulle infermiere che negavano loro l'ingresso per motivi legati all'applicazione del protocollo Covid. La direzione generale dell'ULS Dolomiti per questo è in stretto contatto con le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza e per eventuali azioni di autotutela. Una vicenda a tinte fosche rimbalzata su Facebook per tutto il giorno, dove il dibattito è stato particolarmente acceso, i cui contorni però ora devono essere chiariti dall'autorità giudiziaria. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti. La politica ora, quella che sta per concludersi, è stata la settimana nella quale il segretario del Partito Democratico Letta e del ministro Andrea Orlando hanno visitato in Veneto le realtà imprenditoriali ed incontrato anche i vertici del partito regionale. Tra le sfide lanciate c'è quella dell'autonomia, una sfida ribadita dal segretario veneto del partito Martella. Letta in Veneto questa settimana ha detto: se la Lega non è in grado di portare avanti l'autonomia, ci pensiamo noi. È un impegno del Partito Democratico. Eh sì, Letta ha condiviso l'impostazione che il Partito Democratico del Veneto si è dato per poter finalmente raggiungere l'obiettivo dell'autonomia differenziata, senza propaganda, pensando che in ogni regione sia possibile arrivare a delle conclusioni rispetto alle materie più utili per ogni regione, e noi in Veneto abbiamo provato a dire quali sono le materie: il lavoro, la formazione professionale, l'internazionalizzazione delle imprese e altre che possono essere realizzate e in che modo questa realizzazione ci fa uscire da una fase di paralisi che sembra non portare da nessuna parte. Quindi Letta ha confermato che il Partito Democratico a livello veneto, a livello nazionale, dà il proprio contributo perché l'autonomia differenziata si possa realizzare. Io penso che per uscire dallo stallo bisogna anche che la Lega capisca che continuare a dire voglio le 23 materie, le voglio tutte, le voglio subito e voglio anche il residuo fiscale trattenuto nella nostra regione come, non lo so, in Alto Adige, è una cosa che non ha portato a nulla fino a questo momento. Temo che possa essere utilizzata come un'arma di propaganda, mentre secondo me in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo dobbiamo avere la capacità di stare al merito, di entrare nel merito dei contenuti. E quindi abbiamo in qualche modo anche avanzato una proposta per un confronto. E il confronto si fa quando le persone
sanno che si possono raggiungere degli obiettivi e quando ciascuno per raggiungere quegli obiettivi è disposto a fare qualcosa. Mi pare che la Lega sia disposta solamente a dire noi vogliamo l'autonomia. Noi invece abbiamo detto come la si può fare. Qualche istante di pubblicità, ora restate con noi, subito dopo andremo a vedere i preparativi per la sfilata di domani alla Dunata numero 93 degli Alpini. A Rimini. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Entra nel vivo la 93esima adunata degli Alpini a Rimini, che nonostante il tempo incerto calcola già il raggiungimento delle 450.000 presenze nella cittadina balneare. Ecco le 18 bandiere di guerra delle truppe alpine. Per la prima volta tutti assieme hanno sfilato ieri sera al termine della prima delle tre giornate della 93esima adunata nazionale delle Penne Nere, nell'anno in cui si ricordano anche i 150 anni della nascita delle prime compagnie montanare del Regio Esercito Italiano. Un evento storico, il passaggio in Piazza Cavour a Rimini delle bandiere di tutti i reggimenti per la adunata del ritorno o della rinascita, come hanno ribattezzato questo appuntamento rinviato per ben due anni. È stato un ritorno veramente piacevole a una normalità che speriamo possa continuare. Io credo che sia questo il nostro messaggio, la volontà di un ritorno a una normalità, di guardare al futuro con fiducia, anche se purtroppo sappiamo che la pandemia da un lato non è completamente debellata e dall'altro purtroppo qui vicino in Europa abbiamo una guerra. Bandiere di guerra per ricordare chi è morto per la nostra pace, ha sottolineato il Presidente Nazionale anche oggi in più momenti. Quello che noi vogliamo lanciare oggi come messaggio in questi giorni da questa adunata, solidarietà, pace, fratellanza. Fratellanza rappresentata dalla fiaccola proveniente da Milano, ultima città ad aver accolto gli alpini nel 2019, e accesa nello Stadio Neri, dove il maltempo non ha permesso il lancio dei paracadutisti. Giornate inclementi sin dal mattino, come testimoniano le immagini di oggi con l'alzabandiera e gli inni a San Marino. Alpini accolti nella sala dei capitani reggenti dalla piccola Repubblica del Titano, mentre a Rimini è continuato incessante per tutta la giornata il passaggio dei visitatori nella cittadella storica militare, dove più di qualcuno si è soffermato davanti al pannello dedicato all'Ortigara, pensando già alla adunata triveneta che si terrà ad Asiago dall'8 al 10 luglio. 450.000 le presenze già calcolate, anche se molti alpini veneti giungeranno a Rimini domani mattina. E le immagini dell'alzabandiera ci rimandano già a domani, quando dalle 9 e probabilmente fino alle 20 le Penne Nere sfileranno a quota zero, percorrendo tutto il lungomare di Rimini. Domani dunque il momento più atteso della adunata, lo sfilamento delle Penne Nere che Antenna 3 seguirà in diretta per tutto il giorno, dopo avervi raccontato per tutta la settimana i preparativi delle varie partenze. Amici miei, veri solo amici miei, sempre pronti a dare una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Lei a che numero è arrivato? A 45 sfilate. Si brinda già la adunata. E qua iniziamo a scaldare i motori, perché la adunata a Rimini deve essere una cosa meravigliosa, bellissima, bellissima. Rimini, arriviamo! Arriviamo! Li abbiamo sentiti cantare, visti brindare, organizzarsi per la partenza da tutto il Veneto, direzione Rimini-San Marino, con la gioia di ritrovarsi insieme da ogni regione d'Italia dopo due anni di sofferenza. Non ci possono essere alpini senza adunate, soprattutto senza lo sfilamento delle Penne Nere, l'orgoglio in marcia, la festa che ricorda la tradizione senza tempo. E allora siamo a ridosso del momento più atteso che Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est, come sempre, seguono in diretta tutto il giorno per raccontarvi ogni prezioso istante di questa festa. Un momento al quale non mancherà, in quel di Rimini, il governatore Zaia. So che Antenna 3, Rete Veneta, voi li state seguendo alla grande, da vicino, con le dirette. Penso che i veneti saranno felici se non potranno andare
diciamo direttamente a Rimini, avranno presso la vostra televisione a modo di seguirli in diretta. Questo sarà bello, è bello, ma anche un modo per riconoscere non solo la Dunata, che è già un evento, uno degli eventi più grandi che si fanno al mondo, ma riconoscere la grande attività che fanno gli alpini come volontari nella nostra comunità, nel sociale, nel recuperare sentieri, siti, immobili. Direi che se mettessimo assieme tutti gli interventi che hanno fatto gli alpini potremmo dar vita a una grande città. Appuntamento con la diretta dello sfilamento dalle 9 e come sempre la possibilità per voi telespettatori di mandare i vostri messaggi al 351 175 5340. Una giornata da passare insieme, noi e voi, assieme agli alpini. L'appuntamento dunque è domani sulla nostra emittente che per tutta la giornata seguirà questa 93esima adunata nazionale degli alpini con lo sfilamento delle penne nere. Potete naturalmente, ve l'avete sentito poco fa, anche voi da casa mandare i vostri messaggi. Il numero è il 351 175 5340. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Circolazione instabile, la giornata di domenica 8 maggio risulterà tutto sommato buona, ma con qualche fenomeno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, sarà in prevalenza soleggiato, ma non si escludono delle piogge nel corso del pomeriggio, specie sui rilievi e sulle zone limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo. Nelle ore pomeridiane più nubi sui monti con occasionali acquazzoni. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, avremo rovesci sparsi per tutta la giornata. Non si esclude anche in questo caso però qualche parentesi un po' più asciutta e soleggiata. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 20-21 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.